vantaggio di oltre mezzo secondo su Grange, dovrà probabilmente fare i conti con una pista un po' rovinata, fatto che lui non gradisce molto, ma è di nuovo un grande Giorgio Locca, terzo al termine della prima manche, forza Giorgio. Un piccolo centesimo, è stato bravissimo, straordinario Giorgio Locca nel corso della prima manche. Adesso c'è una pista diversa, bisogna stare all'interno di questa buchetta, per adesso grande precisione. Sì, nel tentativo di stare all'interno a volte può succedere quello che è successo a Giorgio, però per adesso i danni sono limitati, 10 centesimi dietro. E credo che il tempo di riferimento in caso di parità sia quello sceso per ultimo, quindi Pranger, che qui era davanti tanto, almeno questa è la mia speranza, ma credo sia così. Adesso forza Giorgio, speriamo in questa parte centrale, vediamo il tempo. 5 centesimi davanti, è davanti di nuovo Giorgio Rocca. E se il tempo di Pranger è sì, veramente ben messo, perché Pranger aveva 7 decimi su Grange, ma non sono così sicuro. Dovrebbe essere il tempo di Pranger, perché aveva un solo centesimo in partenza, quindi vediamo qua. Si è infilato bene anche qui, direi. Buon ragionamento, bravo Giorgio, forza Giorgio, ed è davanti, ma incredibile, 54 fantastico centesimi. Giorgio Rocca, che bella sciata, non solo neanche Fred Melg, sì, un altro che è tornato ad alto livello, più rilassati, perché comunque vada le cose, uno sul podio ce l'abbiamo, quindi cambia la musica, anche qui siamo un po' meno in punta di sedia, anche se lo sono sempre quando scende Melg, soprattutto oggi come è stato bravo nella prima manche. 3 centesimi su Giorgio Rocca, lotta fratricida, vediamo. Melg, partito molto deciso, molto bene, qui Giorgio aveva sbagliato un po' in queste porte, invece lui non ha avuto il minimo problema, molto buona l'azione, infatti è davanti, 9 centesimi. Ha guadagnato ancora qualcosa da Giorgio Rocca, sì, che però era dietro. Sì, poi però Giorgio forse aveva perso qualcosina qui e poi era tornato forte, adesso vediamo, lui continua a essere lineare, perfetto Melg, entrando secondo su questa pista che gli piace molto, impeccabile, non sta sbagliando niente. Perfetto, 37, ha guadagnato è davanti, ancora, è davanti tanto e sta rischiando, mamma mia, si mangia i pali, si mangia le porte, è deciso qua, attenzione, molto importante per lui imboccare veloce il piano, perché lui sul piano è un po' sotto Giorgio, quindi aveva 34 centesimi, mi sembra che sia entrato bene, guarda come si spiana giù, guarda come si spiana, queste le porte che gli ha messo Carca per agevolare un attimo, un po' più angolata, ha tracciato per lui lì e ce è la davanti, fa, ce la fa, è davanti Melg, che bello. 29 centesimi, abbiamo due azzurri in testa, primo Melg, secondo Rocca, e non ci dimentichiamo di Razzoli, settimo a 1.30, piazzato nel modo migliore, è tornata all'Italia dello slalom e soprattutto un risultato per questi due atleti che hanno sempre bisogno di un conforto psicologico, finalmente arrivato.